Ogni settimana cerchiamo di analizzare al meglio ciò che è successo, succede in campo. Nello sport però ci sono anche i retroscena, innanzitutto c'è lo spogliatoio e si sa che ciò che accade in spogliatoio rimane in spogliatoio, ma poi c'è la squadra, ci sono i singoli atleti, ognuno con una storia particolare che in qualche modo racconta scendendo in campo. È per questo che questa settimana abbiamo voluto con noi anche il Moreno. Ciao, benvenuto! Grazie. Allora, ti abbiamo voluto come ospite proprio perché tu hai una storia molto particolare. Sei nato a Cuba nel 1990 e poi sei arrivato in Italia, infatti sei di formazione praticamente tutta italiana perché ti sei spostato dalla Liguria all'Emilia-Romagna. Com'è stato per te arrivare in Italia? Come ci sei arrivato e com'è stato ambientarsi? Sì, diciamo, sono arrivato all'età di 15 anni, quando cioè, mia mamma era spostata con una persona italiana e quindi Giacomo mi voleva portare qua in Italia da quando avevo 11, solo che un po' per i problemi, diciamo, burocratici di documenti non era così facile ai tempi. Poi quando ho compiuto i 15 anni, se iniziava a essere più facile, quindi sono arrivato e riuscito a portarmi qua in Italia. Sempre era quello che, con un'idea, era quella di giocare a pallacanestro, che era quello che facevo anche a Cuba. E se l'ho sempre detto a lei, se io vado in Italia è per continuare a giocare a pallacanestro, se no resto qua nella mia bellissima Cuba. E invece sono arrivato a 15 anni a Genova e ho fatto un po' i primi anni del settore giovanile a Loano, nel Pool Loano, dove ci sono stati i primi passi in Italia e poi da lì iniziato un po', come dire, a giocare un po' in giro per l'Italia. Quindi l'Italia ti ha portato fortuna perché hai realizzato il tuo sogno. Come ti sei avvicinato alla pallacanestro? Della pallacanestro fin da piccolo, diciamo che vengo da una città a Cuba, sono nato e cresciuto in una città dove si viveva molto di pallacanestro. Mio padre era anche allenatore ai tempi, anche l'ho fatto dopo ha fatto anche un po' l'allenatore qua in Italia, a Genova, però diciamo è stato lui il primo a mettermi questo sport in testa, diciamo. Cioè, da piccolo e all'età di 4 anni andavo con lui al campo. Quindi è nata in famiglia praticamente. Quali differenze hai trovato tra giocare a Cuba e giocare in Italia? E diciamo che sono totalmente diversi, sia anche il modo di vivere, anche il modo sia anche di giocare a pallacanestro, anche soprattutto molto diverso. Diciamo che è più facile diventare un giocatore o provare a fare giocatore in Italia che a Cuba, un po' perché non ci sono le condizioni, un po' perché, diciamo, in Italia se siamo più avanti da questo punto di vista, diciamo. Ho capito. E so che sei anche, perché ho studiato un po' la tua storia, no? So che sei anche un grande appassionato di baseball, tant'è che in alcune interviste hai proprio detto che era un po' il tuo piano B, se non fossi riuscito a realizzarti nel basket, ci avresti provato comunque col baseball, è vero? Cioè, sì, è vero, diciamo fino a 12 anni finché sono entrato in questa maniera di high school, diciamo come in America, cioè giocavo sia a baseball, a basket che facevo anche atletica. Poi all'età di 12 anni ho dovuto decidere, lì il basket è stato uno sport che sempre mi piaceva di più, anche perché sempre in movimento, che io da piccolo sono stato un ragazzo sempre che cioè, non riuscivo a stare mai fermo. E quindi con la pallacanestro, diciamo, mi trovavo più a mio agio. Ecco, parliamo proprio della tua personalità, perché alcuni ti ritengono un po' una testa calda in campo. Sappiamo, insomma, che sei il primo a farti valere, soprattutto, insomma, con gli arbitri. Ogni tanto ci sono degli scontri. Tu come ti descriveresti invece? Beh, diciamo che adesso, passando gli anni, dopo tanti anche allenatori, assistenti allenatori e dirigenti che ogni volta venivano a parlarmi, a darmi del consiglio. Sono arrivato anche adesso a 31 anni che mi sono detto è meglio di smetterla di pensare soltanto a giocare, perché a volte, come falliamo noi un canestro, possono falliare anche loro un fischio, una decisione. Diciamo, alla fine loro entrano in campo anche a fare il loro lavoro e noi giocatori dobbiamo fare il nostro.
alla fine sicuramente una volta che l'arbitro ha fischiato non si torna più indietro, comunque quella è la decisione. È difficile magari a volte non essere d'accordo, però da quello che ho imparato e sto imparando è meglio, ormai è successo, bisogna andare avanti. Bene, lascio quindi la parola anche a Mauro e David per qualche curiosità, se ne avete, insomma, chi vuole Sì, partire? come no, tantissime. Intanto benvenuto al nostro grandissimo ospite, anche Moreno, che abbiamo anche ammirato dal vivo con Mauro, che insomma lo conosciamo già da parecchi anni e sappiamo delle sue grandi qualità. E prima Rebecca parlava appunto del baseball, che è sport nazionale, no, a Cuba. Ci è mancata solo la pallavolo, poi l'hai fatti tutti, perché l'atletica ha sfornato grandi campioni cubani. Il baseball è sport nazionale, la pallavolo pure per tanti anni sei stati fortissimi, però tu hai spiegato giustamente che in famiglia avevi il basket, anche se poi gli altri sport li hai praticati molti anche a un ottimo livello. Venendo appunto all'esperienza italiana, sei un esperto della A2, sei un veterano di questo campionato, a parte la parentesi, diciamo, Roseto, hai giocato sempre in Emilia o in Romagna, perciò ti trovi bene lì. Non solo cestisticamente, ma ti trovi bene a vivere in questi luoghi, in questa bellissima regione del nostro bel paese, Yankel. Sì, diciamo di sì, è proprio così. Io da primi anni, 3 anni, sono stato sempre a Genova. Abitavo a Genova, però giocavo, mi allenavo tra Loano e Vado Ligure. Diciamo che quando sono uscito dalla Liguria sono arrivato a Rimini. Io penso che arrivando a Rimini ho visto c'è una città bellissima, una città. C'è molto latina perché c'è una grandissima comunità latina, quindi mi sono trovato molto, molto veloce a mio agio, anche con i compagni di squadra. In squadra avevo anche Jeremy Scarrone, che è argentino, quindi anche parlare spagnolo con lui mi ha aiutato anche tanto, sia anche dal punto di vista di integrarmi entro le squadre, anche i giochi e il modo di giocare in Italia. Poi l'Emilia-Romagna è un posto che mi è sempre piaciuto. Io sono anche l'anno che sono stato a Imola, anche mi sono trovato bene. Poi a Ferrara anche 2 anni, e poi adesso qua a Cento, che sono 3 anni già E che sono appunto. qui. Mi sono sempre trovato bene qua in zona, diciamo. E lo vediamo, sei sorridente, sicuramente sei contento e stai bene lì con la tua famiglia. Se non sbaglio, 2 o 3 figli? Hai 3 figli? Due bimbi, Due figli. una femmina e un maschietto. Insomma, una bella famiglia in quel di Cento. Prima di lasciare la palla poi anche il microfono a Mauro Penna, a Cento si sta bene e state facendo un bel campionato, a parte l'ultima gara. Quella interna persa con Pistoia, l'obiettivo è la salvezza, ma si può arrivare anche a giocare ancora i playoff perché avete anche delle gare da recuperare rispetto alle altre competitors tipo Pistoia e le altre che sono con voi appaiate in classifica. Perciò l'obiettivo certamente è rimanere nella categoria per 100 dopo la retrocessione e la nuova promozione. Insomma, avete fatto spola a 2B, nuovamente a 2, però se si fa il playoff non starebbe male, no? Sì, sicuramente. Anzi, anche parlando di ieri, visto che l'hai citato, ieri sicuramente abbiamo preso una gran occasione, perché vincendo ieri magari già mettevamo un passettino più fermo verso la salvezza. Adesso mercoledì dobbiamo, tornare subito a vincere, perché sì, l'obiettivo è la salvezza, ma una volta arrivato a questo punto e vedendo il percorso che abbiamo fatto, oltre alla salvezza, appena raggiunta, dobbiamo anche non dare niente per scontato e prenderci tutto quello che possiamo prenderci, perché è stato un anno così difficile da agosto, di settembre che abbiamo iniziato, abbiamo lavorato parecchio, abbiamo lavorato duro, quindi abbiamo la salvezza il più presto possibile, dopo andiamo dritto per tutta, continuare a divertirci e prenderci tutto quello che possiamo prenderci. Giusto, 17 punti ieri, insomma tu l'hai fatto, miglior score insieme con Sherrod nella gara comunque persa, se non sbaglio 3 su 5 da 3 punti, lascio le considerazioni tecniche e non solo al coach, perché io non è solo giornalista ma anche coach, Mauro Penna, Mauro con Moreno.
Ciao Yanker, complimenti per il campionato che stai facendo. Volevo da te una considerazione: come ti definisci tecnicamente? Una, come dicono in America, una shooting guard, una guardia? Perché vedendo le percentuali dell'anno hai il 46% a 3, il 47% a 2. Chi legge il tuo profilo ti definisce un tiratore. Volevo sapere come ti definisci tecnicamente. Diciamo che più di una guardia tiratrice mi definisco più un playmaker che piace, cioè fare gli assist, giocare per le squadre, fare mettere i miei compagni a suo agio. Da lì dopo, per me, cioè, si è visto anche durante gli anni che gioco, cioè, riesco a entrare in partita meglio, come dire, facendo prima entrare i miei compagni, poi da lì rientro io in, è più facile per me rientrare in partita. Il fatto di, cioè, di tirare con questa percentuale in quest'anno, ovviamente sono contento, ma devo dire anche tanto merito sia del coach che anche dell'assistente Andrea Costi, che sembrano ciocchetti, però qualche trucchetto magari negli allenamenti per il rilascio del tiro, per mettere il piede a posto, il bacino che non si giri, così da iniziare dall'anno scorso che lo stiamo facendo, anche quest'anno un po' di più, e i risultati si stanno vedendo. Senti, l'ultima per me a livello difensivo, insomma, sei uno che bene o male, insomma, mette sempre, come si dice tecnicamente, il corpo in mezzo, scivola, chiude, tecnicamente anche a livello difensivo, almeno per quello che ho visto io nelle vostre partite, insomma, sei uno che se deve difendere, diciamo, sulla stella della squadra avversaria non ti tiri indietro, giusto? Diciamo che c'è mi piace, è anche bello, a volte viene meglio, a volte, come d'altronde, come può fare canestro, cioè in questo periodo faccio canestro io, diciamo che andare a prendere le guardie americane, il playmaker e le ali piccole è anche molto divertente, ma allo stesso tempo anche molto difficile. Dire che è stato veramente esaustivo, è stato un piacere, no Rebecca, penso per noi, ma per gli amici di MS Sport, MS Channel, gli affezionati che stanno aumentando di time out, a seguire questa bella storia del nostro amico Moreno. Sì, perché è bello vedere anche ascoltare, anzi, il dietro le quinte. Noi vediamo soltanto ciò che succede in campo, ma poi c'è anche tutto il resto, c'è la persona singolarmente, sia come sportivo, sia appunto come nella sua personalità, insomma. Un'ultima cosa, e anche cosa consiglieresti ai più giovani che si stanno avvicinando, che comunque si sono appassionati al basket e che vogliono prenderti come esempio? Sicuramente ci deve essere la voglia di, cioè, andare in palestra e voler migliorarsi ogni giorno ad allenamento. Io a volte spesso anche parlo anche con mio padre, anche con mia mamma, con mia moglie stessa, e gli dico, la cosa che mi chiedo è se avessi magari approcciato nei primi anni di carriera gli allenamenti, anche le situazioni, anche al di fuori della pallacanestro, con la stessa testa che magari l'affronto adesso, magari a questo punto non se sarei un giocatore migliore, però ormai i tempi, come dire, gli anni sono passati. Come mi ha detto anche al primo incontro il coach Mekashi, non è mai tardi per imparare e per migliorarsi, quindi è questo che sto cercando di fare. Poi l'esperienza fa tantissimo comunque, quindi ti ringraziamo nuovamente per essere stato con noi. Grazie a voi.